Se volete acquistare i crediti, passate da igbolt.it e con il codice malati riceverete il 6% di sconto. Bella a tutti ragazzi, guardate per nome di Foot e oggi siamo con la player review di Maicon nella sua versione International Man of the Match. Questa carta è stata inserita appunto nel team dove Electronic Arts ha messo diciamo tutti i giocatori che hanno fatto le maggiori imprese nella Copa America. Maicon si presenta con un 87 in overall, quindi più 7 in overall rispetto alla sua versione non in forma e più 6 in overall rispetto alla sua versione non in forma. Inoltre presenta work rates di alto medio, piede preferito destro, 3 stelle debole, 2 stelle skill e in 6 partite mi ha realizzato un gol e 0 assist. Ragazzi, io parto subito con il dirvi che questo giocatore appunto non ha alcun contro, a mio parere veramente un terzino strabiliante, sicuramente il terzino più forte per quanto riguarda il campionato italiano, quindi la Serie A, e sicuramente anche tra i terzini più forti, terzini destri più forti di questo FIFA 16. Ragazzi, partendo subito con analizzare i pro, perché contro non ne ha, di Maicon, partiamo dalla velocità. Velocità che si presenta con un 88 di velocità in carta, 85 accelerazione, 89 di velocità scatto, veramente, veramente velocissimo, imprendibile. E tutti i suoi pro sono, diciamo, da accoppiare, perché per esempio la velocità accoppiata con il fisico strabiliante diventa un qualcosa di stratosferico. Quindi passiamo appunto al fisico che si presenta con un 86 di fisico in carta, 78 salto, 81 stamina, 86 di forza fisica, 91 aggressione. La velocità accoppiata specialmente non solo con il fisico ma più nello specifico con la forza fisica diventa veramente un qualcosa di eccezionale, perché lui diventa un carro armato, diciamo, perché lui veramente, ragazzi, non si riesce a spostare, è veramente una forza fisica eccezionale e veramente un'ottima caratteristica. Per quanto riguarda la difesa, 85 in carta, 84 intercettazione, 75 di precisione nei colpi di testa, vabbè, 81 di marcatura, 89 di contrasto, 89 di scivolata, veramente un qualcosa di fantastico. In difesa è una sicurezza assoluta, non vi farà passare veramente niente. Troverete Maicon più in attacco di solito che in difesa, ma lui potrà, anche solamente con le istruzioni di giocatore, potrà rimanere tranquillamente solamente in difesa, se magari volete che rimanga solamente in difesa, ma io ve lo sconsiglio, perché per esempio passiamo a un altro pro e a un tiro stratosferico. 77 in carta, 85 posizionamento, 68 finalizzazione, vabbè è un terzino, 88 potenza di tiro, 83 long shots, 85 tiri al volo, 70 di rigori, 74 precisione punizioni e 83 d'effetto, quindi di a giro. Veramente un qualcosa di fantastico. Il suo tiro mi è piaciuto tantissimo, dei tiri perfetti, puliti, specialmente molto 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 potenti, potentissimi ragazzi, veramente. E tira veramente in tutti i modi. L'unica cosa è che, come magari vedete, non ci ho fatto, cioè non ci ho segnato tanto, perché la finalizzazione è quella che è, ma dobbiamo calcolare che lui è un terzino, quindi rimane comunque qualcosa di veramente spettacolare. Per quanto riguarda il dribbling, 83 in carta, 76 agilità, che sembra almeno tranquillamente un 81-82, 75 equilibrio, anch'esso sembra almeno un 81-82, 87 di reazioni, 86 controllo palla, è veramente ottimo, 81 di dribbling in game, dribbling che mi è piaciuto tantissimo, e anche il passaggio, 80 in carta, 67 visione, 88 cross, e cross veramente perfetti, 83 passaggi corti, 79 passaggi lunghi. Ragazzi, come vedete siamo sulla grafica di pro e contro, perché sono velocità, tiro, passaggio, dribbling, difesa e fisico, nessun contro, voto finale 10, un giocatore che a mio parere, se avete visto, cioè se avete i crediti, se avete tanti crediti a disposizione per fare una squadra, è da provare assolutamente, perché cioè raga, a me è piaciuto veramente veramente un casino. Non me lo sarei aspettato, se devo essere sincero, così forte. Potevo pensare che, comunque, pensavo che era un ottimo terzino, ma così forte non me lo sarei mai aspettato.
E niente ragazzi, io vi consiglio di acquistarlo appunto se avete i crediti necessari a disposizione. Ragazzi, siamo arrivati a fine review, io vi invito a lasciare almeno 80 like per Super Micon International Man of the Match. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, noi ci sentiamo in un prossimo video. Bella regà!